Tuo figlio è un atleta? Pratica sport? Attento a non fare gli errori più comuni che fanno i genitori con i figli atleti. Benvenuti in Parity Coaching, io sono Mauro Pepe e in questo video parleremo di figli atleti e degli errori più gravi che possono fare i genitori con loro. Sono anni che seguo tanti atleti e oltre il 60% di loro sono adolescenti. In questi casi creo dei rapporti molto importanti con i genitori perché penso che bisogna fare squadra intorno al progetto dell'atleta. Ho visto sia situazioni molto belle di genitori che gestiscono la situazione con il figlio atleta in maniera ottimale, ma ho visto situazioni anche critiche, allucinanti, completamente diseducative e pericolose. Il ruolo del genitore è fondamentale, sia dal punto di vista educativo che dal punto di vista organizzativo. Dal punto di vista organizzativo, intorno a un atleta agonista, soprattutto di buon livello, l'organizzazione non è mai banale. Bisogna far sì che possa studiare, andare bene a scuola, allenarsi, organizzarsi la vita in maniera tale che possa funzionare bene. Dal punto di vista educativo, il genitore deve far sì che il suo figlio cresca sia dal punto di vista personale che dal punto di vista sportivo. Ma la cosa più importante è ricordarsi che esistono degli obiettivi fondamentali nello sport. Il primo obiettivo è divertirsi, il secondo obiettivo è la crescita personale e il terzo è socializzare. Ma se manca il divertimento, tutto il progetto crolla. Questo succede anche per i professionisti. I professionisti che non si divertono più, dopo un po', crollano e le loro performance crollano. Ma vediamo quali sono i tre errori più importanti. Il primo errore è giudicare l'atleta ogni volta che fa una gara. Spesso vedo genitori che caricano i figli prima di una competizione in maniera eccessiva e questi ragazzi che hanno una tensione addosso straordinaria. Ti devi impegnare, facciamo dei grandi sacrifici, fai grandi sacrifici, devi rendere quanto vali in gara. Magari l'intenzione che c'è dietro è positiva, per l'amor del cielo, ma l'effetto ottenuto è devastante. Livelli di tensione elevatissimi. Vediamo questi ragazzi che sono tesi prima della gara. La gara è anche un momento per divertirsi, la gara è anche un momento per confrontarsi, ma bisogna confrontarsi serenamente. Bisogna avere la serenità di poter anche sbagliare, di poter anche perdere. Secondo errore è sostituirsi all'allenatore. Ho visto scene allucinanti di genitori aggrappati vicino alla rete fuori da un campo di calcio a urlare al proprio figlio quello che deve fare. Oppure durante gli allenamenti un genitore fermare l'allenatore e volerlo convincere come trattare il figlio o come allenare il figlio. Terzo errore grave è giustificare il proprio figlio o creargli degli alibi. Ogni volta che giustifichi tuo figlio per un errore che ha fatto, gli togli l'opportunità di crescere, gli togli l'opportunità di rafforzare la sua autostima. Sì, perché l'autostima si costruisce rialzandosi dalle cadute, l'autostima si costruisce risolvendo degli errori, accettando di aver sbagliato, confrontandosi con l'allenatore, accettando anche delle sgridate da parte dell'allenatore. Vediamo qual è l'atteggiamento migliore da avere con un figlio atleta. Innanzitutto è l'amore incondizionato. Qualsiasi risultato, qualsiasi l'impegno, se ha vinto, se ha perso, se ha giocato bene, se si è comportato bene o meno, la prima cosa da far capire all'atleta è che da parte tua c'è amore incondizionato. Appena dopo la partita, non si parla mai della partita, si abbassano i toni, poi con calma, a casa, quando la situazione è diventata più tranquilla, si può anche commentare la partita. Due, è fondamentale creare un rapporto con l'allenatore che sia produttivo. Si parla con l'allenatore del progetto intorno all'atleta e poi ci si affida completamente a lui. Se dopo un po', se dopo un tempo sufficientemente lungo non ci si fida più dell'allenatore, si cambia società, si cambia soluzione. Ma mai andare a convincere l'allenatore come allenare suo figlio. O ti fidi e ti affidi e lì funziona, o non ti fidi e vai via. Terza cosa importante è lasciarlo sbagliare serenamente. Gli errori sono fondamentali per un processo di crescita. Chi può sbagliare serenamente cresce molto di più di chi quando sbaglia è preoccupato delle conseguenze dell'errore che ha fatto. Fare un errore e lavorare sul risolverlo è il modo migliore per crescere. Ultima cosa fondamentale, motivarlo a dare al massimo e incoraggiarlo indifferentemente dai risultati. Incoraggiarlo, incoraggiarlo, incoraggiarlo sempre. Dimostrargli sempre l'affetto attraverso l'incoraggiamento, attraverso la motivazione a dare il suo massimo. Da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!